Buonasera e benvenuti all'odierna puntata di Attualità Granata, il radiogiornale di Radio Granata con le ultime notizie dal mondo del Torino FC. Settimana di pausa per i ragazzi di Mister Ventura che torneranno ad allenarsi alla Seasport da domenica 29 dicembre, dunque una meritata pausa per i nostri ragazzi che davvero sono riusciti a ottenere nelle ultime 5 partite la bellezza di 13 punti, catapultandosi al settimo posto in classifica, dunque per una situazione molto più rosea delle aspettative. Si ripartirà quindi nel 2014 con tante belle speranze, ma ci sarà bisogno, come ogni anno, di coprire qualche buco, dunque di aggiustare la rosa nel mercato di gennaio. Forse è chiaro, a differenza delle annate passate in Serie A con Cairo, non ci sarà bisogno di stravolgere in modo sostanziale la rosa, ma basterà qualche innesto mirato. E la società si è già fatta sentire tracciando in qualche modo le linee guida che appunto guideranno il Torino nel mercato invernale che si appresta a cominciare. Il presidente Granata e il DS all'unisono hanno rivelato le loro strategie, sostenendo che sarà giusto comprare, se è il caso, appunto, giocatori funzionali al progetto tattico e tecnico tattico di Ventura, ma sarà giusto ancora di più evitare che siano acquisti di breve durata. Dunque saranno acquisti che potranno essere utili al Toro non solo nei prossimi 6 mesi, ma anche su un periodo di tempo decisamente più lungo, e dunque acquisti che potrebbero essere costretti a fare panchina nei primi diciamo nei primi mesi della loro avventura granata, proprio per avere il tempo materiale di ambientarsi nelle tattiche del mister genovese. Dunque questo è l'identikit complessivo, l'identikit generale che è stato tracciato dei prossimi acquisti di mercato. Dunque una definizione che toglie sicuramente alcuni nomi dal roster di quelli che sono stati affiancati, avvicinati al Torino in questi giorni, alcuni taluni appunto molto fantasiosi. Quindi saranno acquisti funzionali al progetto, servirà un sostituto di D'Ambrosio molto probabilmente, visto che è imminente il suo passaggio, che sia al Milan o ad altre squadre, ma a questo punto è molto probabile che D'Ambrosio parta in direzione Milano, ravvedimenti dell'ultimo secondo sono da escludersi, però ecco, sarà quello il principale acquisto, colmare il buco lasciato da D'Ambrosio, anche se abbiamo Pasquale che però necessita chiaramente di un'alternativa valida, anche perché non sempre ha dimostrato di saper effettuare diciamo prestazioni sufficienti. Sarà anche importante trovare un centrocampista, ma non un centrocampista a caso, perché in questo momento è vive sta mancare di un'alternativa, ma non ci sono centrocampisti nella rosa granata facilmente sostituibili, perché tutti hanno caratteristiche un po' differenti. Dunque anche se dovesse partire qualcuno, sarebbe abbastanza complicato sostituirlo, perché appunto abbiamo una certa varietà di caratteristiche in rosa, dai mediani Gazzi e Bascia, ai semi registi come Vives, ai mediani bassi appunto, oppure a centrocampisti che abbiano quantità e dovrebbero abbinare anche qualità come Brighi, uno che sulla carta avrebbe piedi molto buoni come Bellomo, e quello che si sta rivelando un incursore regista molto importante, Alexander Farnerud. Dunque saranno innesti mirati e non diciamo a casaccio, come invece certe volte abbiamo visto fare negli anni passati. Quindi questo dimostra che la società sta maturando col passare del tempo, e questo non può essere che una buona notizia. Dunque passiamo a discutere una per una tutte le indiscrezioni di ragazzi appunto che sono stati accostati al Torino in questo periodo. Partiamo da quelli diciamo meno probabili, più rumors che diciamo vere e proprie trattative. Dunque è stato accostato al Torino l'attaccante Rodrigo Aguirre, del classe 1994, che gioca a Liverpool Montevideo. Un attaccante uruguaiano, una giovane promessa, però sembra essere soltanto una suggestione di mercato, visto che il suo procuratore lo sta offrendo
anche in Europa a molte squadre, diciamo, di media caratura. Dunque, sembra essere più che altro una suggestione dagli agenti di mercato, ma è chiaro che è un nome che rimane nel taccuino di Petrachi, che già da 2 anni lo ha messo nel mirino. Dunque, è difficile che questa operazione vada in porto a gennaio, però è chiaro che è un nome nel taccuino di Petrachi. Direi di non discutere neanche per sogno la questione diamanti, perché Tuttosport ancora spreca pagine per riportare il possibile arrivo a Torino di Alessandro Davanti, ma diamanti, ma appunto mi sembra superfluo discutere un'indiscrezione che non si realizzerà probabilmente mai. Il capitano del Bologna si trova molto bene nella città emiliana, dunque mi sembra davvero impossibile. Non possiamo neanche dire diciamo improbabile, è praticamente impossibile che sia un acquisto che venga portato a termine. Dunque, lasciamo perdere queste indiscrezioni che lasciano il tempo che trovano. Stesso discorso per le news che accostano Belfodil, il giovane attaccante dell'Inter, Ishak Belfodil, al Torino, dato che in questo momento il Toro non ha bisogno di un attaccante perché si attende il recupero di Larrondo, ma soprattutto si spera che Barreto ritorni a essere quello di un tempo. Dunque, per ora non ci saranno investimenti nel reparto offensivo, perlomeno come punte pure. Poi ci potrebbero essere delle discussioni su un eventuale, diciamo, ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco, però come punte pure è difficile che in questo mercato ne arrivino, anche perché sono in 5 gli attaccanti granata, se consideriamo anche Cerci, quindi per 2 posti, come attualmente prevede il modulo di Ventura, sembra non esserci davvero tanto spazio. E come sempre Cerci, date le sue prestazioni molto straripanti, che di recente ci stanno davvero facendo estasiare, sembra essere tornato nel mirino dei Red Devils, dunque nel mirino del Manchester United, una delle più grandi squadre di oltremanica, anche se è difficile che questa trattativa si avveri, soprattutto a gennaio, però è noto che Cerci ha un certo mercato oltremanica, che quantomeno è seguito dagli osservatori di diverse squadre che si sono già presentati in diverse partite qua a Torino, soprattutto quelli del City, il Manchester City e Manchester United, dunque un gradimento che viene quasi totalmente dalla città del nord dell'Inghilterra. Però è chiaro, si tratterebbe di un'operazione da doppia cifra e non solo, da 20 milioni in su, e soprattutto non un'operazione da svolgersi adesso. Dunque io credo che al Torino Cerci si stia trovando davvero bene, e il progetto che il Toro sta cercando di imbastire, dunque un progetto non solo per la salvezza, ma qualcosa di più, ossia stazionarsi costantemente nella prima metà della classifica e forse ambire nel giro di qualche anno anche a qualcosa in più, credo che possa interessare la nostra stella granata, e dunque evitare almeno nell'immediato voci di vendita, oppure appunto una vendita del ragazzo. Mentre invece è proprio Danilo D'Ambrosio il punto chiave del mercato granata, non tanto per l'introito che ricaveremo dalla sua cessione, perché sarà davvero una miseria visto che il contratto scade a giugno, però e potrebbe essere un discorso interessante la contropartita che verrà data dal Milan, perché probabilmente andrà a Milano, in cambio del ragazzo granata. Dunque, si era parlato soprattutto di Nocerino, Bersa e Saponara. Bersa sembra voler rimanere a Milano e continuare a giocarsi le sue carte sotto la Madonnina, dunque agli ordini di Mister Allegri, mentre invece Nocerino, che ormai è pressoché uscito dal progetto tecnico di Mister Allegri, dato che dopo una stagione da protagonista in cui ha realizzato, pensate, 11 reti, ha perso spazio nelle gerarchie del Mister Livornese, e dunque probabilmente partirà, se non adesso, partirà a giugno. Dunque, per Nocerino sembra poterci essere lo spazio per un suo eventuale arrivo in maglia granata, dato che è stato più volte sbandierato i 420, che il Toro potrebbe aver bisogno di un centrocampista. Io di questo, rimango sospettoso, perché in realtà il Torino centrocampisti ne ha e stanno avendo anche un buon rendimento.
Dunque, tra l'altro, in un ruolo che è attualmente ben coperto da Bascia e Gazzi, dunque quantità, e per la quantità direi che Bascia e Gazzi alternati, soprattutto le prestazioni di Bascia in questo periodo sono molto confortanti, direi che questi due giocatori possono bastare. Dunque, potrebbe esserci qualche innesto più di qualità, ma sembra difficile in questo momento che Nocerino approdi a Torino, mentre invece su Saponara si potrebbe pa parlare perché ha disputato un'ottima prestazione nel derby, un ragazzo che è riuscito a recuperare dai gravi problemi fisici che ha avuto, che l'hanno tenuto fuori praticamente tutta l'estate e fino a novembre, ha recuperato, si è allenato e è stato schierato in campo a sorpresa da Allegri nel derby e la sua prestazione è stata davvero molto interessante. Dunque potrebbe essere una contropartita gradita a Mister Ventura, dato che è un giocatore che può essere utilizzato come seconda punta, molto mobile, che sa fare assist ma sa anche segnare, e soprattutto può essere utilizzato anche come trequartista dietro le punte, che sarebbe un ruolo interessante visto il 3-4-1-2 che è stato varato negli ultimi tempi dal Mister Genovese. Dunque, è da tenere in considerazione questa indiscrezione. Invece, per quanto riguarda la difesa, la partenza di D'Ambrosio potrebbe costringere Darmian ad arretrare nel terzetto, diciamo, a difesa della porta di Padelli. Però la riscoperta di Maximovic, che ha dimostrato di saper onorare al meglio una maglia da titolare, direi che potrebbe essere una importante rivalutazione del giocatore serbo, dato che avremmo così un nuovo titolare, o perlomeno un nuovo giocatore che potrebbe ricoprire con talento la maglia da titolare, appunto, in difesa e lasciare a Darmian, come sempre, la fascia destra del centrocampo di Mister Ventura, mentre invece sulla fascia sinistra risulta esserci adesso Pasquale, ma è probabile che ci sia un innesto quantomeno numerico in quel senso. Diciamo comunque sia per la difesa, i nomi che sono stati accostati a Torino sono a Lorenzo Ariaudo, ex Juve, che è in scadenza di contratto col Cagliari e non ci sono margini per il rinnovo, dunque potrebbe arrivare a Torino davvero per un pezzo di pane, un ragazzo che sicuramente ha del talento ma non è riuscito a esprimerlo, dunque risulta essere una grande promessa incompiuta che sembra essersi un po' perso per strada, dunque non sappiamo se potrebbe davvero venire in maglia granata proprio per via del fatto che ci sono anche altri estimatori, però sarebbe quantomeno un rinforzo quantitativo. È chiaro che per i difensori che abbiamo in rosa, dunque Bovo, Moretti, Rodriguez, ora Maximovic, Glick, sembra essere un rinforzo davvero superfluo. Lo stesso dicasi per Sylvain Widmer, che è un giovane difensore dell'Udinese, che però sembra essere entrato negli ultimi tempi nelle gerarchie di Guidolin, dunque potrebbe rimanere fino a giugno e giocarsi le sue carte a Udine. Diciamo che la priorità non è tanto un difensore centrale, anche perché Darmian può essere adattato in quel ruolo con ottimi risultati, dato che ci ha giocato fino praticamente un paio di anni fa. Sembra essere comunque sia più la priorità un esterno sinistro, e lì ritorna il punto interrogativo sul nome di Corchia, esterno francese, che dunque potrebbe ritornare utile al Torino se non adesso a giugno, ma ripeto, è una prospettiva che in questo momento risulta essere abbastanza dormiente, mentre invece dormiente non è l'interesse della Juve per Maximovic e Darmian. Diciamo che Conte è venuto a sapere delle ottime prestazioni di questi ragazzi e ha manifestato il suo gradimento per un eventuale arrivo soprattutto di Darmian, che è molto apprezzato dal tecnico bianconero per la sua duttilità. Ricordiamo che può giocare difensore centrale ma anche terzino destro e adesso si sta reinventando anche esterno del centrocampo 5. Dunque Conte apprezza molto la duttilità del nostro ragazzo scusate, e potrebbe essere interessato a inserirlo nell'eventuale trattativa che porterebbe la seconda metà di Immobile in Granata, visto che adesso è in comproprietà tra Torino e Juventus. Dunque un giocatore che sta davvero facendo molto bene, Darmian, che dunque sarebbe un po' amaro lasciarsi scappare adesso che il Toro sta crescendo. Però è chiaro, già il fatto che sia stato andato dalla Juve ci fa capire quanto le sue prestazioni siano state ottime in questo periodo, come vi abbiamo già sottolineato nel corso del tempo.
Un'ultima notizia che sembra più essere una suggestione di mercato riguarda Sebastian Giovinco. Sebastian Giovinco, che come ben sapete è trequartista della nazionale, che è stato al Parma, ma soprattutto un ragazzo che è cresciuto nel settore giovanile della Juve, ha esordito in prima squadra, poi si è fatto le ossa a Parma.